è iniziata dall'incontro con Papa Francesco, la visita a Roma di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che si batte contro i mutamenti climatici. Il Santo Padre ha ringraziato e incoraggiato Greta per il suo impegno in difesa dell'ambiente e a sua volta Greta, che aveva chiesto l'incontro, ha ringraziato il Santo Padre per il suo grande impegno in difesa del creato, ha spiegato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. Domani la giovane incontrerà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre venerdì sarà con l'organizzazione italiana di Fridays for Future in Piazza del Popolo a Roma, dove alle 12.30 è previsto il suo intervento. Il 2018 è stato un anno da record per Acea, con un utile di 272 milioni, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente e con 631 milioni di investimenti. I numeri finanziari dello scorso anno sono stati resi noti nel corso dell'assemblea degli azionisti di Acea alla presenza del sindaco Virginia Raggi, in rappresentanza del Comune di Roma, che è il primo azionista del gruppo con il 51% delle quote. Sono risultati mai raggiunti nella storia dell'azienda, ha detto Raggi. La Soprintendenza Speciale di Roma ha scoperto all'interno di Palazzo Corsini a Trastevere un laboratorio produttivo risalente a un'epoca che va dal I al III secolo d.C. nel pieno del centro dell'urbe antica. Tutti i ritrovamenti studiati fino ad oggi però lasciano presupporre che in epoca antica i centri di produzione industriale fossero dislocati solo fuori dall'urbe. L'area, 15 metri di larghezza e 18 di lunghezza, ospitava una fornace per la produzione di ceramica. Rinvenuto anche un deposito di anfore per il trasporto dell'olio. Lo scavo sarà coperto e reinterrato per proteggerlo dagli agenti atmosferici. Il presidente del Consiglio regionale, Daniele Leodori, nell'ambito dell'iniziativa della Pisana Dovere di Parola, ha consegnato ai giornalisti Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, Graziella Di Mambro di Latina Oggi e Paolo Borrometi di TV 2000 un premio per meriti legati all'attività di inchiesta su tematiche scottanti come la criminalità organizzata, le infiltrazioni mafiose e il terrorismo. Vogliamo riconoscere un lavoro difficile come il vostro, che aiuta il nostro paese e la nostra comunità a sentirsi più giusta, ha detto Leodori. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.